Sarà proprio Papa Francesco ad aprire l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani prevista per maggio. Lo ha detto oggi il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, incontrando i giornalisti per dar conto dei lavori del Consiglio Permanente. Sentiamo Cristiana Caricato. Ma la cosa bella è stato bello innanzitutto andarci con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e poi avete sentito le reazioni che ha dato Obama? Allora le mie moltiplicatele per cento e sono lì. Il segretario generale della CEI, confermato ad quinquennium dal pontefice, racconta così l'emozione dell'incontro con Francesco al termine del Consiglio Permanente. Ai giornalisti ha appena comunicato che sarà proprio il Papa ad aprire i lavori dell'Assemblea Generale dell'Episcopato Italiano, in programma in Vaticano dal 24 al 26 maggio. Un gesto che è andato incontro al desiderio dei vescovi italiani e che fa aumentare l'attesa per un evento che vedrà la Chiesa italiana concludere la riflessione sulla riforma dei propri statuti, ma anche affrontare le tante sfide che la interessano. La prima è rispondere ad un preciso mandato di Bergoglio. Una preoccupazione costante del Santo Padre è che tutto ciò che la Chiesa fa e dice abbia un impatto immediato sulla gente, dice lui. Cioè che ci sia sempre la percezione che la Chiesa sta parlando a persone in anima e corpo, con una storia molto precisa. In questa linea, anche il prossimo convegno ecclesiale di Firenze sarà valutato in base all'impatto che avrà sul popolo dei fedeli. Ma sono tante le questioni affrontate da Monsignor Galantino, che ha riportato il dibattito tra i vescovi intorno ai temi invocati dal presidente Bagnasco nella sua prolusione. Il problema del genere, innanzitutto, la lettura ideologica di genere, che per l'episcopato italiano è una vera dittatura mirata ad appiattire le diversità e ad omologare tutto. Duro il giudizio sui tre opuscoli preparati dal Ministero delle Pari Opportunità per educare alla diversità nella scuola è di fatto diventati strumenti per colpire famiglia e associare indebitamente religione e omofobia. Sapete che è stato limitato la diffusione dei volumi? Si è detto che non si può più fare. Ah, il ministero si è piegato alla Chiesa. Ma che ci azzecca la Chiesa qua? Qui c'entra il rispetto dei genitori. Quegli stessi genitori che devono essere rispettati quando deve andare il vescovo o il prete, devono essere rispettati anche qui. Se non si fa così, questa si chiama ideologia in italiano. Nel suo appassionato e franco discorso, Monsignor Galantino esprime preoccupazione per un modus operandi tutto italiano che nega il confronto per imporre modelli culturali estranei alla maggioranza. La speranza, dichiarato, è che su temi sensibili come fine vita, testamento biologico e coppie di fatto si provino altre strade. Il pericolo che noi stiamo correndo in Italia è che su temi che sono straordinariamente importanti e sui quali nessuno di noi si può permettere il lusso di mettere la testa sotto la sabbia, una di queste è certamente quella delle unioni di fatto, però non sopporto e non possiamo, non dobbiamo sopportare che le soluzioni siano frutto di lobby, che le soluzioni siano frutti di assenza di seria discussione, perché grazie a Dio, nella Chiesa e fuori della Chiesa c'è gente che la testa ce l'ha a posto e può ragionare. Presentate anche le linee guida per i casi di abuso nei confronti di minori. Rimane la discrezionalità del vescovo nella denuncia di chierici che si siano macchiati del crimine, secondo quanto prevede la normativa italiana, ma viene ribadito l'obbligo morale del ricorso alla giustizia. Infine, il giudizio sui primi passi del governo Renzi. Io penso che già un recuperato dinamismo, no? Sia un valore da solo. Ora il giudizio va dato non sul recuperato dinamismo, ma sulla direzione che questo recuperato dinamismo va ad avere. E la direzione, almeno per quel che mi riguarda, non è ancora identificabile o definibile.